Parliamo ancora una volta di Giovan Battista, ma soprattutto parliamo del contesto nel quale è accaduto tutto ciò. Lo facciamo in collegamento telefonico con il deputato Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Ben trovato, si parla ancora una volta di violenza a pochi giorni di distanza dalla venuta del Premier Giorgia Meloni a Caivano. È una situazione particolare, se non tragica, nelle periferie di Napoli. Una vicenda ancora più tragica per il fatto che questo ragazzo è l'ennesima vittima innocente di un sistema criminale che si autoalimenta. E ancora una volta si richiede l'intervento delle istituzioni. In prima persona è stato pronto per cercare di creare manifestazioni, cercare di smuovere anche gli animi. Di cosa ha bisogno Napoli e come si fa ad educare i nuovi giovani? Innanzitutto bisogna dirci che nel rapporto di forze degli uomini, dei mezzi tra la tra le forze dell'ordine che stanno i servizi sociali e tutte le altre strutture che ci sono nel territorio italiano, il sud è fortemente penalizzato. Se al sud dai meno asili, meno scuole, meno insegnanti, meno uomini delle forze dell'ordine, è chiaro che ci sta meno controllo. Dall'altra parte c'è bisogno di una volontà popolare per cambiare le cose, perché sono troppi i delinquenti, i cialtroni che hanno oramai preso il sopravvento anche nell'indifferenza o nella rassegnazione generale della struttura del sistema nostro sociale, in cui praticamente certi disvalori sono diventati modelli di vita e sono prevalenti rispetto a chi rispetta le regole o chi segue la legge, che è considerato nella migliore delle ipotesi un fisso. Mentre il papà dell'omicida ha chiesto perdono, oltre ad invocare lui stesso attraverso il microfono della testata fanpage giustizia, affinché anche il proprio figlio comunque porta a termine completamente la propria pena. Però nelle sue parole si legge anche l'amarezza, no? di una persona che non è riuscita nel voler educare appieno i propri figli, il proprio figlio. È troppo poco chiedere perdono. Il ragazzo aveva commesso già dei reati, la madre, da cui però per onestà intellettuale dobbiamo dire si è separata dal marito, la madre dell'assassino, invece lo sostiene pubblicamente. Quel ragazzino è cresciuto in un contesto sociale criminale, aveva già dei precedenti e non si capisce come sia possibile che quel ragazzino sia stato a piede libero senza nessun controllo, aveva addirittura un tentato omicidio. Troppo facile chiedere solo perdono, bisognerebbe imputare anche i genitori da questo punto di vista, perché un ragazzino che sta alle 4, alle 5 del mattino, a 16 anni, per strada, con un coltello e con una pistola, non è il solo responsabile del male che fa, è in un contesto sociale e familiare devastato. È devastante. In conclusione, i cittadini chiedono sicurezza, chiedono presidi H24 da parte delle forze dell'ordine, non solo sul territorio di Napoli ma su tutta la periferia. Tutto ciò deve essere attuato affinché si possa garantire la quotidianità tranquilla a tutti e soprattutto in qualunque ora del giorno e della notte. Sì, assolutamente, però torno a ripetere, se i fondi sono dati prevalentemente a un'area del paese, cioè al nord, diventa molto difficile immaginare che si possano avere le stesse risultati che si hanno in territorio rispetto all'altro. Mi spiego meglio, se le scuole chiudono al sud, se i fondi del PNRR per le periferie vengono tagliati, se i concorsi delle forze dell'ordine portano a pochi uomini in più o gli stessi uomini al centro-sud, cioè il fenomeno criminale più evoluto, è evidente che ci riempiamo la bocca ma poi non avvengono dei fatti. Dall'altra parte, se diciamo che la camorra ci fa schifo e poi ogni giorno ci comportiamo in modo incivile e illegale, che è l'humus su cui si fonda il sistema criminale, parla tutta la cittadinanza, è evidente che poi il risultato sono che ammazzano un povero ragazzo che suonava il corno, ci indigniamo ma il giorno dopo continueremo a comportarci male. Io la ringrazio per l'intervento e soprattutto per aver analizzato al meglio la situazione che si sta vivendo in questo momento a Napoli. Grazie. Arrivederci. Noi andiamo avanti dopo aver